No! Tocca pagargli i diritti. La vecchiaia. Oggi è il 28 giugno e oggi voglio fare un micro super brevissimo video perché voglio raccontare una tradizione contadina che molti probabilmente non conosceranno. Sinceramente neanche io fino a poco tempo fa. Sto parlando della barca di San Pietro, che era semplicemente un modo che usavano i contadini per vedere come sarebbe stato il clima. Era una specie di meteo. Una cosa così, io non l'ho mai visto fare, volevo farlo per la prima volta perché sono curioso. Ed è grazie a queste tradizioni qua che noi siamo qua. Io credo che le tradizioni siano importanti. Anche queste cose qua vecchie. C'è chi ci ha basato delle decisioni sopra, quindi è importante. Comunque, come si svolge? La tradizione era quella di prendere un recipiente pieno d'acqua e metterlo dove volevi, in giardino, nel prato, sul davanzale, dove volevi, e versarci dentro il bianco dell'uovo. Così che al mattino, avendo catturato la rugiada della notte, la forma dell'uovo, che per appunto per il nome sembrava una barca, non lo so, la tradizione è quella lì, in base alla forma che avrebbe avuto questo veliero, si sarebbe terminato il meteo e quindi l'esito del raccolto. È una cosa affascinante ed è proprio San Pietro che fa nascere questa tradizione, che era un pescatore, alla vigilia della sua festa decide di soffiare dentro questo contenitore qua facendo apparire una barca, in teoria la sua barca, per mostrare così un po' la sua vicinanza ai fedeli. Andiamo a interpretare il veliero. In teoria le ali, le cazzo si chiamano. E quindi in base alla forma che aveva questo veliero qua si definiva come sarebbe andato il tempo. Le vele aperte significavano che sarebbe venuto il sole. Le vele chiuse invece che comunque sarebbe arrivata la pioggia. Ma in generale se il veliero è bello significa comunque un buon raccolto. Io non ho niente da raccogliere però voglio vedere il veliero. Quindi stasera prenderò la mia bella bocciotta d'acqua e la metteremo in giardino. Ci vediamo stasera. Ok, siamo pronti per realizzare il nostro esperimento. Per prima cosa prendiamo il nostro contenitore di vetro. Riempiamolo d'acqua e ci mettiamo dentro il rosso. No, e ci mettiamo dentro il bianco. Quindi adesso prendiamo il nostro uovo e rompiamolo. Ok, il rosso volendo si può bere. Quindi adesso è così. E niente, adesso lo metterò in giardino. Quindi l'ho messo qua e vediamo come va. Esatto, signori. Buonanotte. Ah, buon dì, ladies and gentlemen. Adesso andiamo a vedere com'è. Allora. Il veliero è terrificante. Cioè, non so neanche se si veda, però ha fatto solo quel coso lì. Boh. Magari davvero ci sarà brutto tempo. Non lo so. Sarà una stagione brutta per l'agricoltura, non lo so. Fatto sta che sono contento di aver provato questa cosa qua, era una cosa che mi volevo togliere. E niente, vediamo se è vera. Ciao!